Come San Pietro e San Paolo, confessiamo Gesù con la vita, seguendolo sulla sua via fino alla fine. Sopportiamo le persecuzioni e le malattie nel mistero della croce, del dolore offerto per amore, e preghiamo per aprire le carceri interiori che ci tengono prigionieri. Così Papa Francesco, dopo aver reso omaggio alla tomba di San Pietro insieme all'arcivescovo ortodosso di Telmessos, Job, nella solennità dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, ha indicato nella loro testimonianza il cammino di chi vuole essere discepolo di Cristo. In piazza San Pietro erano presenti 32 dei 36 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno, che hanno ricevuto il pallio stola di lana che indica il loro legame con il Papa Benedetto all'inizio della celebrazione. Gesù oggi ci guarda negli occhi e ci chiede: chi sono io per te? Ha ricordato Francesco nell'omelia. E anche oggi noi, come San Pietro, rinnoviamo la nostra scelta di vita come discepoli e apostoli. Chiediamoci se siamo cristiani da salotto che chiacchierano su come vanno le cose nella Chiesa e nel mondo, oppure apostoli in cammino che confessano Gesù con la vita perché hanno Lui nel cuore. Chi confessa Gesù sa che non è tenuto soltanto a dare pareri, ma a dare la vita. Sa che non può credere in modo tiepido, ma è chiamato a bruciare per amore. Sa che nella vita non può galleggiare o adagiarsi nel benessere, ma deve rischiare di prendere il largo, rilanciando ogni giorno nel dono di sé. Chi confessa Gesù fa come Pietro e Paolo, lo segue fino alla fine, non fino a un certo punto, ma fino alla fine, e lo segue sulla sua via, non sulle nostre vie. La via di Gesù passa anche attraverso la croce e le persecuzioni, come quelle che colpiscono a volte nel silenzio tanti cristiani in varie parti del mondo. Ma senza la croce non c'è il cristiano, ha spiegato il Papa, e sopportare il male e accettare la croce andando avanti con fiducia, perché non siamo soli, il Signore è crocifisso e risorto è con noi. Come San Paolo accettiamo, anche se non cerchiamo, le sofferenze nel mistero del dolore offerto per amore. E infine, come i santi apostoli, preghiamo, perché la preghiera è il rimedio Dio contro l'isolamento e l'autosufficienza che conducono alla morte spirituale. Come ci ha ricordato il libro degli Atti degli Apostoli.